Alla lavagna oggi qualcuno che penso che abbia studiato, e quando in realtà magari non ha studiato, e credo che capiti poche volte se ho capito il tipo, improvvisa oppure fa improvvisare. Filippo Nigro. Caro ciao, Filippo, Varo, ciao, ciao. Ciao, alla lavagna subito, alla lavagna sì. Subito, sì, subito, okay. Perché insomma ci sono mille ragioni, lo scopriremo per parlare con te, ma ce n'è una in particolare che insomma accade in queste ore a Roma. Finalmente a sì. Roma, che cosa? Me lo scrivi alla lavagna, per favore? Te lo scrivo, io ho una grafia terribile. Una calligrafia terribile. Ah. Faccio questo spettacolo. Noi ci teniamo quello che ci abbiamo. Che si chiama Every Brilliant Thing. Allora, scrivimi chi è il regista nella versione italiana, perché questo è uno spettacolo non italiano che tu però... Scusa, non l'autore del vai, testo. Vai, anche l'autore allora, del testo. È un testo di Duncan Macmillan. E la regia è mia e di Fabrizio Arcuri. Ecco. Allora, accomodati pure Filippo. Allora, bene, ne parliamo subito perché al teatro, il Teatro India, giusto? Corretto. Intanto giusto. Vogliamo scrivere da quando a quando? Hai ragione, dai, giusto. Ci resta impresso nella... Allora, dal 29 marzo al 2 aprile, sono 5 giorni esattamente. E per chi casomai se lo dovesse perdere, c'è anche una special, sì, una special alla Domus Aurea, una data maggio. Special sì. Alla Domus Aurea, e ovviamente noi sappiamo Filippo quel giorno va in concorrenza con Bruce Springsteen, ma se te preoccupa Bruce, mi spiace, esatto, non è un problema, anche perché quello sarà Circo Massimo, ma lui sarà Domus Aurea. Non so se mi spiego. Allora Filippo, Every Brilliant Thing, ogni cosa bella, possiamo dire, tutte le cose meravigliose, cioè letteralmente, per cui il sottotitolo dovrebbe essere, non l'abbiamo scritto, per cui dovrebbe valer la pena vivere. Perché in realtà è la risposta di un ragazzino di 7 anni ai tentativi di suicidio della madre, e quindi questo bambino a 7 anni decide di scrivere una lista che è chiaramente fatta di cose che potrebbe scrivere un bambino, e continua a scriverla negli anni, quindi finché va a scuola, poi all'università, poi diventa un uomo adulto, quindi una specie di lista. Guarda che sorpresa che ti ho preparato. Ah, che bello. Questo sono, è la versione, diciamo, tra virgolette, la prima versione. È certo. E questi sono, questo credo che sia su HBO, credo che fosse anche... Last presa. For Life, sì, hanno fatto una ripresa teatrale su HBO, corretto. E qui, insomma, sono queste, a proposito, questi appunti, in qualche maniera, che ci ricordano quello per cui vale la pena di vivere. Una lista, non so, che può essere una lista di desideri con cui non siamo più in contatto a volte, no? Per cui invece da bambino ti viene più facile pensare a una lista di cose, soprattutto se la fai con l'intento di aiutare una persona a cui tieni come tua madre. Ma poi diventa cosa? Un diario, un qualcosa che lo aiuta a capire alcune cose. Io, mentre il pubblico entra in scena, distribuisco insieme a Fabrizio Arcuri questi foglietti che sì, non proprio di quel genere, anche diversi. E devo dire, li distribuisce più Fabrizio, perché in realtà io cerco di capire chi coinvolgere in quel momento. Di fatto lo spettacolo per me è già iniziato, anche se invece magari ti chiedono una foto, cioè un sorriso, insomma, magari a Roma succederà di meno perché ci danno facce più diciamo conosciute. Però è divertente, insomma, nelle varie città dove sto andando, e lì cerchi di capire le persone con cui credi di no, c'è pure un livello di intuizione, no? Perché poi a volte la scelta è sorprendente in un senso o nell'altro, perché sembrano quelle cose che si dicono tanto per dire, ma lo spettacolo ha una riuscita diversa in base poi allo spettatore che capita, che certo. Non è che perché deve chissà che fare, se ha il piacere di raccontare con me la storia prende una piega diversa, insomma. Quindi fondamentalmente è uno spettacolo che, per carità, teatro in genere lo è sempre, no? Perché è performance, no? Ovviamente è diverso tutte le sere per definizione, esatto. Però in realtà qui è proprio molto diverso, perché effettivamente loro diventano attori protagonisti, sì. E tu di fatto in questa accoglienza sei il regista nel senso vero e proprio della parola, nel capire cosa ci può aver dentro quella persona
che si collega magari a quell'oggetto. È l'unico motivo reale per cui ho voluto, e anche Fabrizio stesso con cui ho lavorato varie volte, ha detto qui devi, cioè la regia di fatto di sera in sera la fai, non puoi, quindi il senso era quello, ma sai, si crea comunque un collegamento con le persone particolare in questo testo, e è vero, il teatro è sempre un momento, un'occasione particolare, stupenda, no? In cui c'è una comunione, un collegamento col pubblico. A volte però non c'è realmente questo sfondamento da quarta parete, no? C'è il teatro così aperto, e a volte quando c'è, certi dispositivi teatrali hanno dei meccanismi un po' dimostrativi, per i miei gusti, e adoro il teatro anglosassone, eccetera. In questo caso io penso che questo testo sia così sinceramente puro, cioè è il racconto di una storia insieme agli altri, e il senso è: mi aiuti a raccontare questa cosa, ti dispiace essere questa persona in questo momento nel percorso della vita che io ti sto raccontando, e per cui la gente poi piano piano sente un senso di solidarietà con me, ma tra di loro. Ma le cambia un po', secondo te, le persone che vengono a vedere questo spettacolo? Perché il tema è un tema comunque forte, anche se lì è gestito da un comico, tu diciamo sei un attore che non ti conosciamo, un attore drammatico, però alcuni meccanismi effettivamente possono, forse devono in certi casi essere anche un po' comici, perché messi di fronte a un evento così drammatico. Assolutamente, Duncan Mannillian, il dispositivo è notevole, proprio perché innanzitutto questo è un uomo di 50 anni che ha vissuto questa cosa, quindi la racconta dal momento in cui è ex post, e quindi è chiaro che questo toglie magari la tragedia di un fatto appena successo, e sono considerazioni che quindi ti portano anche a sorridere per il percorso che lui ha compiuto, e per spiegare dove è arrivato e come ci è arrivato, e raccontando le persone che ha incontrato in quel percorso, che possono essere un veterinario che viene a casa a sopprimere il cane, che possono essere la sua psicologa da cui va dopo scuola, che può essere la sua futura moglie, e per cui è molto sottile, perché lui fa un passo indietro, leva la retorica, guarda questo argomento, parla di, ma alla fine poi in realtà parli di depressione, per cui poi improvvisamente tu stai sorridendo e poi boom, cioè, e poi ti riporta un attimo all'argomento, per cui è interessante, credo. Beh, immagino insomma che la reazione del pubblico, secondo me, a occhio è una reazione di profondità, insomma, forse ti sorprende anche in certe cose, no? Cioè, siccome è un po' di tempo che porti questo spettacolo, no? Guarda, abbiamo fatto prima un'altra cosa buffa di questo spettacolo, che diciamo sempre, ma è vero, che non si poteva provare questo spettacolo. Non è, cioè, tu quando porti in scena un testo, no? Inizi a tavolino, studi il testo, eccetera, poi quando vai in prova, fai le prove. Questo testo è letteralmente, è un monologo, sì, ma è un monologo, come dicono, interattivo, fatto di pubblico, di sguardo, occhi negli occhi con tutti quanti, e con alcuni proprio di dialogo, nel senso che poi tu vieni con me, io alla fine li faccio venire a prendersi gli applausi questi personaggi, alla fine dello spettacolo, per dire, ma non per fare una cosa carina, perché mi hanno veramente aiutato, e magari ci sono stati momenti molto belli, grazie a quella ragazza, grazie a quel signore che fa mio padre. Quindi in realtà è uno spettacolo che vive di questo, vive assolutamente di questa cooperazione. Quindi è un monologo, dico sempre, interattivo, perché non c'entra molto con un monologo dove certo, sei solamente tu in scena a parlare. Senti, utilizzo la macchina del tempo, perché dentro questa intervista è un'intervista per oggetti e per immagini, okay. Insomma, prendo la prima immagine, vediamo se la riconosci. No, adesso mi metto a piangere, cioè si è preso questa cosa, questo qui è il cortile del Tasso, il mio liceo. Ma te mica stai al Tasso, però. Io non stavo al Tasso, e peraltro sono anche più grande di te, quindi ero bello che è finito. Però, tu hai cominciato. Ma no, magari tu eri giusto. Magari tu. Però diciamo, in realtà, vabbè, certo. Penso, forse ci ho anche suonato, all'epoca suonavo. Però io, ecco, ti riporto qui. Ho compromesso seriamente già lì i miei menischi, cioè che poi mi hanno portato a rompermi di tutto più, cioè insomma partite e tornei di sezioni furenti lì in mezzo. Tu sei un grande appassionato, peraltro, di sport, sì. Di calcio, sì. Non solo di calcio, insomma, sei una. Peraltro ho letto un'intervista tua che mi interessava molto, il riferimento proprio al tuo corpo, no? Ovviamente hai fatto un percorso anche di, diciamo, di accademia, credo che tu abbia studiato al centro sperimentale, sì. Infatti guarda un po' che ti ho trovato. Lina Wiermüller, perché lei era, sì, durante il mio biennio era lei la dirigente, diciamo, la scuola, insomma. La signora, la signora del centro sperimentale. Però ho letto una cosa che mi è interessata molto, che riguardava proprio
La necessità di conoscere molto bene il proprio corpo, no? In qualche... E questo secondo me io l'ho riscontrato, perché quando ho parlato con te mi ha colpito molto intanto la cultura sportiva, ma che si capiva che in qualche maniera era legata proprio anche alla tua passione, al tuo lavoro, insomma. A una serie di cose, anche al fatto che comunque per un po' ho pensato da piccolino che potessi diventare uno sportivo. Il mio vero sport dove avevo risultati insomma agonistici seri stata l'atletica leggera, ma risale praticamente alla notte dei tempi. Che disciplina facevi? Facevo i 100 metri, come si può intuire non dalla mia statura, diciamo, ero uno, ero super esplosivo, insomma, e quindi avevo risultati buoni, sai, quelle cose, i giochi della gioventù, il gruppo sportivo, le fiamme gialle, i tempi. Poi però io facevo il classico, fino poi al terzo liceo, poi al servizio civile, al centro sperimentale, cioè non poteva essere, però diciamo che è interessante. Comunque. Quindi un'altra cosa che abbiamo in comune, io ero un triplista e centometrista. Ah, vedi? Comunque, ecco. Sì, Roma però. Roma, certo. Certo. E quindi abbiamo, diciamo, la Farnesina. Esatto. Diciamo, io allenavo lo Stato dei Marmi e la Farnesina, esatto. O in quei due posti. Però questa cosa del corpo, cioè, me l'ha regalata all'inizio lo sport, cioè questo ascoltarsi, questo sentirsi e capire come proprio essere in ascolto del proprio corpo, che poi purtroppo a volte è andato oltre a livello psicologico e mentale, avendo ereditato un po' di ipocondria da un lato paterno, di cui non sono mai stato fiero, e che però sempre gestito bene, credo, no? Anche se venivo preso in giro, io insomma spesso ho individuato una piccola ernia a mio figlio, e dici, ma no, non c'è niente, sei un epigono di Carlo Verdone. Quando ti incontri con Carlo Verdone, no? Che succede? No, lo so, è vero, lui è famoso per questa cosa, ma è vero, io ho due sorelle che ogni tanto mi chiamano, mi chiedono, cioè tipo... Fai pure due prescrizioni, pareri, ma anche proprio su cosa si sentono, più che il medicinale da prendere. E io, ecco, appunto, no, mi spiace, no, magari questa non è una cosa... Poi ti senti anche un... Ora mio figlio si è appena fatto male al ginocchio, gli avevo detto, dico, io ho avuto questi problemi, a me mi è successa questa cosa, attento, la muscolatura come la mia non ha elasticità, non ti stai più allenando, se tu fai così, succede, può succedere questa cosa per come il tuo fisico, boom, si spacca. Ora uno potrebbe dire porti sfiga, ma chiaramente no. Cioè nel senso... In realtà è che conosci. E inizi a avere un senso di queste cose, che pure un po' mi vorrei non avere. Allora io, guarda, proprio per questo, perché una volta tu mi hai colpito con una cosa, no, cioè non con questo, ma hai colpito parlandomi. Perché se mi colpissi con una di queste, ecco, queste qua sono le campane che vengono usate. Ecco, tu mi spieghi cosa si fa con questa roba che qua? Che poi, tra l'altro, potrei dirti che quello lì non è proprio il vero kettlebell, la ghiria, che è ucraina, russa, e che sono quelle da competizione. Questi sono un altro tipo, con l'incapo, insomma, più da palestra. È una disciplina sportiva fatta di a livello sportivo, ci sono stati campioni italiani. È fatta di una full cycle di ripetizioni, è una cosa che è vista dal di fuori e dice, ma che cosa, è un lavoro forzato? Cioè, come si può fare una cosa del genere? Devi fare un certo numero di ripetizioni in dato tempo, 10 minuti diciamo, e più ripetizioni fai in quell'intervallo sei campione. In realtà però è uno strumento incredibile, perché se lo sai usare, ecco, io che ho dei problemi, è bello, perché il kettlebell, Francesco Montanari, nostro caro amico, ti dice, ma che sei matto, guarda, poi dei blocchi, dice, dobbiamo stare attenti. Però se lo sai usare, gli dico, io invece è una svolta, per esempio per la mia gamba, per il mio ginocchio, se usato bene è una specie di medicina, e per cui ci sono tanti, tanti esercizi che possono essere fatti con il kettlebell. Io l'ho scoperto tramite Federico Squillace, che è questo allenatore ed è anche un campione italiano, campione europeo, eccetera, che mi ha iniziato a questa disciplina. E chi hai portato a questa? Perché appunto stai cercando di portare pure... Allora anche Anna Foglietta è venuta e ha partecipato, che è amica di Federico, ma vari sono passati. Ripeto, è una sensazione, devi farlo con qualcuno che te lo insegna, non puoi prendere sta cosa da solo, perché sennò ti fa male. Succede una cosa, ecco, non fatelo a casa, o meglio, non fate a casa senza essere buoni. Esatto. Ecco, fondamentalmente corretto. Questo sì. Allora, senti, ti porto un pochino in qualche ruolo del passato, un po' per il giovane qua. Vedi, Ferzan Ospede che è stato una persona determinante della tua vita. Lo dico sempre, cioè, le fate ignoranti è quel film, La finestra di fronte, che
il proprio turning point, cioè, come si dice, cioè per la mia carriera, per cui da lì inizia. Questa tutto. È anche un'altra immagine di un film che io ho adorato tantissimo. Allora, è sempre lo stesso, la finestra di fronte. Qui esattamente, siamo sempre nella finestra di fronte. Io lì sono su Ponte Sisto che sto guardando Girotti che gira come così, e Giovanna è dietro e vediamo questo signore che non sa dove è finito. E qui lo carichiamo in macchina e poi ce lo portiamo a casa. Ricordo di Massimo, bellissimo, e per me è un primo film importante, ma no, più, oltre che lavorare con Ferzan era un co-protagonista. Sì. E io prima ho fatto La finestra di fronte, un piccolo ruolo, ma facevo i personaggi, come si chiamano, quelli di puntata, per cui i vari Maresciallo Rocca, quindi per il grande Proietti, certo, che conobbi in quell'occasione, i vari, come si chiamano, i ragazzi del muretto, insomma, tutte questi personaggi di puntata dove io facevo sempre lo schizzato, pazzoide, non cattivo, era una varietà diversa, cioè quello un po' turbato, occhietto, un po' matto, dicevo, non ce litighiamo con questo. Questo meglio non ce litighiamo. E poi invece anche questo, no? Questa invece è... Poi subito dopo La finestra di fronte mi chiama Pietro Valsecchi e arrivano Iris. Quella è la seconda stagione, perché vedo che c'è Romina Mondello e Iris anche devo molto, insomma, un ricordo bellissimo, perché era questa intuizione di Daniele Cesarano molto intelligente, che intelligentemente disse: facciamo CSI, noi abbiamo certo, l'investigativa, perché non possiamo farla noi. E su quell'idea di Daniele Cesarano partirono Iris, che furono un grande successo. Assolutamente. Che sì. Poi, ripeto, mi fai venire in mente, ma non per... All'epoca te uscivi dal centro sperimentale e sognavi di fare un film al cinema, no? E poi potevi sperare in una serie sulla Rai, c'era la Rai e Canale 5, la Generalista e poi Mediaset. Basta. E là adesso è bello, perché quando incontri dei ragazzi che vogliono fare questo lavoro, a parte io sono sempre stato uno che dice: certo, fallo, è fighissimo. Sono come quando io ero piccolo, poi dice: no, è difficile, così. Adesso, secondo me, a parte il fatto che uno deve sempre prepararsi e studiare, ma quante piattaforme ci sono? C'è sempre la Generalista, c'è sempre Mediaset, c'è sempre il cinema, c'è sempre il teatro ci sarà per sempre, ma poi ci sono i vari Netflix, Amazon, Disney e via dicendo. Quindi, certo, quindi certo, è veramente un... E anche la Rai è diventata anche un'altra cosa, abbiamo visto Mare Fuori, no? Cioè, assolutamente. Che addirittura la fruizione sulla piattaforma ha riportato la TV Generalista l'attenzione a un prodotto che sembrava perso, invece... Sono d'accordissimo, ha alzato il livello, semplicemente non aveva capito, la TV Generalista non aveva capito da che parte andava. Assolutamente. Che occhio c'hai rispetto a... Ah, peraltro ovviamente per i giovani attori, ma chiaramente ci sono anche delle potenzialità, per esempio anche attraverso i social o i parasocial come sono TikTok, c'è la possibilità comunque di esprimersi e di farsi in ogni caso in qualche maniera, no? Ho capito che dici, no, io non sono uno di quelli che dice: ah, ma quello è uscito con un social, cioè, perché poi dopo devi essere bravo, poi dopo certo, tu puoi uscire da lì, ma se ti affidano qualcosa, lo porti avanti, è un pubblico, che vuoi dire? È un po' come quando all'epoca si sorrideva e si parlava, no, di chi usciva da Grande Fratello e poi diventava un grande attore, pensando a Luca Argentero, poi dopo lui fa una carriera come questa e risponde con i fatti, certo, con la sua bravura, con la sua personalità, quindi sono argomenti che, e senza entrare poi in merito ai social in assoluto, insomma, e l'effetto che hanno su di noi, insomma, un po' così, però... E con che occhio guardi da questo punto di vista? Perché tu appunto sei ormai un attore, adesso in questo caso regista. A proposito, e tu invece regista lo vuoi fare? Ti piacerebbe farlo? Allora ti dico una cosa. Allora no, più che altro sai che succede? Dico queste cose e là quindi un po' sembrerà, vedi, quindi sì, vorrebbe farlo. Diciamo che andando avanti, ogni volta che arrivo sul set, inizio a pensare, a immaginarmi quando guardo la scena, sono preparato per la mia scena, ho pensato a tutto quanto, poi penso come la gireremo questa scena, come saranno le macchine, vedete come le metto, quando arrivo sul set e vedo come sono messe, a volte mi dico: ah, vedi, sì, avevo ragione, oppure dico: no, ma perché, cioè, e mi ritrovo a pensare e a volte quando hai la fortuna, pure non ti permetteresti mai di dirlo a un regista, che pensa, dici a un Ferzan, arrivi, dici: Ferzan, perché hai visto la macchina? No, però per dire, però magari a volte capitano delle situazioni nelle serie lunghe dove proprio per com'è la dinamica, com'è il tuo personaggio, così poi si decide insieme e c'è l'elasticità e la prontezza, non è che uno arriva che insomma
con proprio le idee sempre che sono incesellate, sono quelle, quindi la macchina si può spostare anche se uno ha pensato una cosa. Però sì, diciamo che ultimamente ho sempre questo pensiero che quindi mi fa pensare, ma oddio, che succede? Come mai mi concentro anche su questo aspetto? Non dovrei preoccuparmi di dove, dico, in quanto attore. Penso sempre anche al quadro più generale. Ma tu scrivi anche? Io non scrivo. Io penso di essere un bravo miglioratore di cose, di testi. Mi piace, mi hanno offerto spesso di tradurre, sono fortunato perché so molto bene l'inglese, ma mi piace lavorare sui dialoghi, mi piace, ma tutti gli attori lo fanno. E quindi questa cosa qui la avverto molto. Quindi più che la scrittura, ho questa sensibilità, credo che tutti. Senti, ma in questo spettacolo qua mi hai fatto venire in mente una cosa, che poi questa intervista non c'ha il foglio delle domande. E quindi andiamo come ci pare. Però mi ha fatto pensare, anche rivedendo un pochino qualche cosa, non ho ancora visto questo spettacolo, mentre ho visto appunto qualcosa dello spettacolo originario, e mi ha fatto pensare a qualcosa come la serie che ha fatto Ricky Gervais. Cioè un tono, ovviamente lì c'è un tema anche lì di grande disperazione, trattato certo. Da un comico, però in una chiave drammatica. Ed è un, secondo me, c'è qualcosa nello spirito o nel clima. Io di certo non rifuggo, anzi io forse l'ho ampliata, penso di aver dato, ma mica ognuno quando fa un testo teatrale è chiaro, anzi in genere non si guardano le altre rappresentazioni, proprio sia per le intuizioni di regia, in genere dovresti vedere le altre messe in scena. Io quando ho letto questo testo, ce l'avevo a fianco al letto, oppure ho detto ma chi me l'ha dato, non mi ricordavo. Quando l'ho letto, io giuro, non lo dico quelle cose che si dicono, ho riso e ho un po' pianto, un monologo di 1 ora e 10, e mezz'ora dopo ero al telefono, ho detto voglio fare questo testo. Il giorno dopo già parlavo con produzioni varie che mi dicono sì, facciamolo. Io in genere ci penso, rifletto, sono uno che ha dei dubbi, che così. Invece questo testo mi è sembrato subito, ma non sto neanche a parlare di importanza, perché post-Covid abbiamo iniziato con le mascherine, il pubblico quindi era mascherato e vedevo solo gli occhi, e che era un peccato con un testo in cui sei così. E poi dopo le mascherine sono volate via e il testo è stato ancora più bello. Un oggetto, uno degli oggetti di questa intervista per oggetti è questo qua, però io vedo che mi è scomparso il puntalino, no? Eccolo qua. Questo è un puntalino, questo è un mappamondo, tu mi scegli un posto del mondo e mi spieghi perché, ce lo metti lì, puntalino. È un po' duro, devi spingere. Prendi pure il mappamondo in mano. Ah, ok. Ma più di uno potrei fare. Allora, scontatissimo, ecco qui, Roma. Ok. È Roma, perché nonostante si parli molto di in senso negativo di Roma sempre, non ne posso più. Ed è facile, perché non ci vuole nulla. Però io invece ci tengo sempre a dire che non la cambierei mai con nessun'altra città al mondo, che è la mia città, e che non vivrei mai da nessuna parte. Ma non perché non sono curioso e non apprezzi altre città, anzi, recentemente stando a Milano per girare una serie, ecco, insomma, vivo di grande gioia anche a Milano e in altre città italiane. Però Roma è dove c'è la mia famiglia, dove c'è la mia famiglia di origine, eccetera, ed è la città che amo e che non cambierei per nulla al mondo, insomma. Senti, però hai diciamo, uno dei tuoi personaggi icona, Cinaglia. Sì. Tra l'altro, per te che sei romanista, pericolosamente vicino a Chinaglia, come nome, questo l'hanno detto mille volte. Vabbè, è un politico di una Roma di questa stagione, di una stagione recente di Roma, e comunque in generale ovviamente è un politico che vale 360 gradi. Però, tengo? Prego. No. Le considerazioni che hanno riguardato su Burra, no? Che comunque è un francese di grandissimo successo, ovviamente anche dal punto di vista critico, perché chiaramente Roma viene sottolineata in alcuni aspetti che sono stati aspetti pesanti, certo, da leggere per la città. Una considerazione poi rispetto a questo. Beh, si ricollega a quello che ho detto poi in fondo, no? Cioè rispetto alla cattiva reputazione di Roma sotto vari aspetti. La considerazione è che Suburra parte come una serie con tutti i personaggi negativi, si parla di criminalità e senza problemi. Io lì vedo anche un'altra foto che mi fa venire in mente, cioè mi fa collegare il discorso, ma in realtà il mio personaggio era uno. La foto è questa e il film è ACAB. Però per esempio con il mitico Picchio Favino. E
quel personaggio là in realtà ha una storia travagliatissima a Medeo Cinaglia, magari non l'ho detto varie volte, ma siccome all'inizio, nella prima stagione, di fatto lui era l'unico personaggio buono, positivo, ma per lo spazio di 10 minuti del primo episodio in realtà. Quando in fase di scrittura veniva messo giù Cinaglia, e siccome in quel periodo si parla di un periodo storico di certi anni, lui era il presidente della commissione edilizia in una giunta romana, Campidoglio, quindi era riconducibile a qualcuno. E quindi bisogna fare attenzione alla scrittura, svincolarsi da certe cose, perché partono cause, eccetera. Per cui andavamo alle letture, ogni volta le mie battute erano in... Tutti leggevano, facevano e tutti mi piavano, per cui dice, no, Filippo, guarda, queste battute non è detto che forse... Era sempre rosso, io tutto ero terrorizzato, si avvicinava al giorno di riprese che Michele Placido che diceva, vai, vieni, non ti preoccupare, adesso vediamo questo personaggio, come dire, questo personaggio, io ero, dico, oddio, sarà l'unico personaggio del cazzo, dico, tutti i criminali cattivi, già il politico fa antipatia di suo, perché il politico... E poi invece c'è stata proprio per sfuggire, probabilmente si va su, ci si allontana e si fanno compiere cose assurde che non possono essere riconducibili a nulla, certo. E diventa un personaggio, diventa un criminale con una storia secondo me interessante, perché è quella che parte da, in teoria, da una persona normale. Non perché gli altri non siano normali, però perché sono immersi in un contesto sociale più sfortunato e a cui puoi giustificare un esito di quel tipo. No. Senti, invece in questo film, dove ci sono anche grandissimi talenti nella recitazione, Solliman regista, e in realtà tu parli appunto, questo è il reparto della Celere fondamentalmente, quelli che fanno gli interventi, un gruppo di poliziotti che fondamentalmente si carica addosso una responsabilità, un film che ha fatto anche molto discorso, sì. Insomma, no? E come l'ha interpretata? Penso a quello, penso a... alla discussione che ne partì dal fatto che, come dire, perché raccontare, invece secondo me fu un punto di forza, cioè questi personaggi nella storia capitava che avesse qualcuno al busto di Mussolini, c'erano riferimenti e connotazioni politiche molto forti e nette, ma perché nel racconto era così il racconto che si andava a fare, non voleva dire nemmeno che tutti quelli della Celere fossero così, sì. Ma non voleva esserci un giudizio mentre raccontavamo la storia. Stefano giustamente non si preoccupò di quello, quindi a me personalmente colpì il discorso, ha detto, cioè come un'antipatia da una certa parte, perché i personaggi erano quelli, ma se nella storia i personaggi a cui si è ispirata la storia erano quelli, noi li abbiamo raccontati così come sono, con gli aspetti discutibili e gli aspetti invece appunto che fanno capire che lavoro fanno queste persone in realtà, no? Cosa vanno incontro e quello che succede. E quindi era un argomento, capito, scivoloso. Beh, insomma, sì, insomma, sei abbastanza esperto, devo dire. Sì, insomma, sì. No, lo era. Questo per esempio è un ruolo invece che a me è piaciuto moltissimo, è qui con Luca Argentero, e credo che tu abbia avuto anche una candidatura in Asti, se non ricordo male. Insomma. Sì, sì. E ai David pure. Anche David. È un film in cui è una storia omosessuale, di una coppia omosessuale, no? Lui credo che fosse il sindaco. Girava a Trieste. Lui era sindaco, perché inizia il film, la premessa, muore praticamente l'infarto un sindaco in carica, il PD, è attualissimo, uno che adesso sembra, ma anche sui temi non solo... di presa in giro a volte esagerata al PD, tipo come sport, diciamo, nazionale, ma comunque anche sull'omosessualità, eccetera. Quindi propongono Luca Argentero come possibile candidato, ma non è possibile, visto, perché omosessuali, fanno venire da Roma Claudia Gerini, che è una specie di conservatrice, insomma, ispirata a personaggi, come potrebbe essere, insomma, vabbè, non si possono fare nomi, pure. No, pure, vabbè. Magari sui cognomi. Nulla, ispirato a più forte personaggio come la Binetti, una persona diciamo più cattolica, insomma, credente, eccetera. Della parte cattolica del PD. Esatto, diciamo. E si incontrano e praticamente come a formare un cartello per così, eccetera. E lei viene a sconquassare la coppia, che siamo una coppia storica, siamo marito e moglie, tutto sommato. E quello è un ruolo che io ho amato molto ed è un film che secondo me era riuscito molto bene, perché ha varie linee di lettura ed erano tutte molto chiare, dall'ironia sulla politica all'ipocrisia, certo, che dalla politica porta alle unioni sociali, e insomma tanti aspetti interessanti. Allora, peraltro era un tempo nel quale ovviamente si parlava, diciamo, ecco, ancora alcuni processi legislativi, e adesso mi pare che stiamo fondamentalmente ritorno al punto di partenza. Allora, questo è ovviamente un Chuck, sì. Questo è un
Gessetto, sì. Io ti chiedo di scrivere un film che in qualche maniera ti ha cambiato la vita, non solo tra quelli che hai fatto tu, puoi scegliere anche quello, ma in generale magari a volte capita nella vita vedere qualcosa che in qualche modo sai che ti segna un po' l'immaginario o che ti cambia. E allora sì, no, se, perché sono separate, cioè se è un film che ho fatto io l'abbiamo detto, non lo scrivo, okay. Che insomma simbolicamente e professionalmente alla finestra di fronte di Ferzan Özpetek. Tra i tanti film che ho visto, questo è come dire qual è il tuo film preferito? Perché sono un, po' sì, un po' sì, che, no, un po' che, sì. Che è una bella domanda ma anche bastarda, perché chi ama sì. Il cinema come noi, che ne ha visti così tanti, deve fare una scelta e poi dice ma perché non ho detto quello oppure... Però potrei dire... come impatto, ero piccolo, proprio quando l'ho visto così, che proprio mi ha lasciato senza parole così, ma ce ne sono 3.000, però boh, mi viene in mente adesso è C'era una volta in America di Sergio Leone. Prego, scrivi. Quindi scrivo diretto Sergio. Ma puoi anche scrivere solo il titolo, dai, facciamo per brevità. Ok. Scrivilo dove vuoi, dove ti trovi più comodo. C'era una volta in America, beh, insomma, certo, quello è un film che ha cambiato l'immaginario di tanti, devo dire. Once Upon a Time. Si chiama così, no? Sì. Peraltro, girato, in buona parte girato a Cinecittà. Esatto. Lo ricordavamo prima, che la scena finale... Ma dei pianti, ma la scena lui che spia, lei che balla... Cioè, voglio dire, quel film è la recitazione, la regia, la scrittura, è quello che dico sempre, è quello forse che poi mi chiedevi della regia, del fatto così, più che altro il fatto di vedere il quadro insieme. Quando ho letto questo testo, quando ne leggo altri, sto leggendo, a volte mi dici che bello questo personaggio. Poi però la storia non... Dici, ma la storia... Non mi sembra questa storia, non mi sembra che ci sia questa importanza. Per dire, soprattutto se scegli un testo teatrale. E mi rendo conto, più vado avanti, che non è che penso a un ruolo che vorrei fare, ma prego sempre di capitare in una bella storia, in un bel racconto, con delle dinamiche... Ecco, ti voglio dire proprio questo. Hai fatto una bella carriera. Sei nel pieno della tua carriera, obiettivamente, insomma, sei ancora parecchio da dare. Ecco, cos'è che ti manca? Cos'è che senti che ti manca? O forse che pensi sia giusto che ti tocchi capitare, che ti capiti in qualche maniera? No, che sia giusto no, non lo direi mai, perché che secondo me poi sono abbastanza anche fatalista, insomma, cioè, c'è pure l'alea, il caso per cui ti capitano un po' le cose che così potrebbero capitarti, non so come dire, o che direttamente ti attiri. A volte quello che mi interessa e che mi colpisce, ecco, grazie anche a questo spettacolo, forse ascolto sempre di più le persone, e dall'ascolto delle persone, degli amici, mi dicono sempre, ma te, che ne so, no? Te sei diverso nella vita ora che ti conosco, sei così, e magari vedendomi in film, come dici te, visto come attore drammatico, mi scoprono in un modo diverso, e magari non è successo nel mio lavoro, dove magari giustamente sì, ci sono delle corde, degli elementi e si sfruttano certe cose, quando magari io potrei essere un gran cazzaro, ma che non vuol dire necessariamente il film comico o la commedia, non dico andare in quel senso, ma personaggi o dinamiche dove ci sono cose più mosse, più fluide, diciamo, mi piacerebbe. Qual è il comico che ti piace di più, l'attore comico che ti piace di più? Nel mondo, in Italia? Nel mondo, in Italia, come tu vuoi. Attori viventi, attori, nel senso è complicatissimo. Vabbè, prima hai nominato Ricky Gervais, potrei dirti addirittura tutti questi stand-up, che poi sono anche gli attori da Kevin Hart, questi qui sono irresistibili, sono attori incredibili. Chappelle, devo dire, David Chappelle, cioè, come testi e come tipo di qualità dei testi, mi sembra, diciamo, a un livello così. Anche Louis C.K. era notevole prima che succedesse, capitasse. Cioè, insomma, sono tutti personaggi che ho seguito e mi piace quel tipo di stand-up sociale, comico, meno di osservazione, come era un tempo Jerry Seinfeld, di cui adoravo la sua serie, che era più, appunto, pura osservazione, no? Del quotidiano, quindi anche se poi banale, ma reso divertente dalla sua personalità e dal suo modo di raccontarlo.
Senti, qui c'è un Oscar, no? Ma ci pensi mai all'Oscar tu? No. Non ti capita proprio. No, ma non per non, per non essere né... Cioè, oddio, qua per esempio, ecco, qui a proposito di una grande produzione internazionale. I medici. Qui i medici, insomma, ti ho visto in un'altra foto, però non sono riuscito a riprodurre, c'avevi gli occhiali da sole, è meraviglioso. Ah, è vero, è vero. È una scena da Hollywood, certo. Party, era perfetta. Ovviamente. Ecco, bravo, Peter Sellers non è un comico, però ecco, mi dici, attori comici. Vabbè, poi qui in Italia, voglio dire, da Carlo Verdone, Alberto Sordi, qui ci sarebbero, insomma, libera dal grande Gigi Proietti, nel senso, lì è anche lo stato d'animo, il momento. Io poi c'ho una parte molto di passione per il mondo anglosassone che mi porta anche a apprezzare le cose in lingua originale, e poi mi capita pure di assaporarle meglio, magari. Perché certo. Nel senso, negli adattamenti, le traduzioni non è la stessa cosa, insomma. Avendolo fatto, poi insomma, sai, effettivamente è la stessa cosa. No. Senti, mi verrebbe da chiudere, ritornando alla tua esperienza a teatro, questa è un'esperienza che tu al Teatro Argentina. Sì. E qui siete sulla Flaminia, bloccata. Flaminia bloccata di Paradivino. Paradivino, lì c'è Lucia Mascino, bloccata dentro una macchina. E anzi, all'Argentina ci furono queste due rassegne. Io ho fatto anche il Candide di Mark Raveny, e in mezzo tra il Candide ci fu Ritratto di una capitale e Ritratto di una nazione. Il Ritratto di una capitale erano tutti pezzi che si ispiravano a Roma. Il nostro l'ha scritto Fausto Paradivino, che è genovese, però era un pezzo, secondo me, delizioso. Perché ovviamente siete su una situazione... Due romani che fanno un incidente, si ferma un uomo del nord, gentile, esatto, ad aiutarci, e noi invece di farci aiutare, di apprezzare, io lentamente lo piamo, per, insomma, e quasi ci dà fastidio questo tizio, dice, senti, ma te alla fine, ma che vuoi? Cioè, che, ed era scritto molto bene quel testo. Allora, Every Brilliant Thing, dal 29 marzo al 2 aprile siete al Teatro India, c'è la regia di Arcuri, ma anche di Nigro, che vi sceglierà, insomma, e sarete sottoposti da questo punto di vista a un percorso collettivo, possiamo dirlo, insomma, in qualche maniera è un teatro. A volte che... sono loro pure che io a volte devi stare pure attento, perché trovi quello, sì, che vuole la luce, certo, e lo spotlight, e non se ne va più via, e devi continuare lo spettacolo, perché tutti pensano a quello timido, ma ci sono non ci sono più i timidi una, esatto, volta. Non ci sono più. Invece ti chiedo l'ultima cosa, i progetti sui quali stai lavorando, cosa vedremo? Perfetto. Vabbè, quello che possiamo dire è che abbiamo finito questa, non si può dire quarta, perché di fatto è una nuova stagione, che si chiamerà Suburra Eterna, e ci sono nuovi personaggi. Chi la vedrà Suburra, come? Cioè, tutti i nuovi personaggi di questa Suburra Eterna con i sopravvissuti, che per ora sono sopravvissuti, poi vediamo che fine ci fanno fare, perché ci starebbe che dopo tutto questo tempo, prima o poi, era certa. E poi ho girato una serie di Amazon, dell'universo Citadel, perché uscirà per Amazon questa serie che si chiama Citadel, dei fratelli Russo, che esce negli Stati Uniti, e poi in tutto il mondo... Che finalmente fa il supereroe. Beh, no, non è proprio il supereroe, Matilda De Angelis, perché è una spy story bellissima, super action, e la stessa storia uscirà in Brasile, in India, in Messico, in Italia, e sono lo stesso mondo che si collega, quindi è molto bello, molto interessante. E da noi uscirà però tra un po' di tempo, l'abbiamo però finita di girare, non so quando uscirà. Mentre Suburra Eterna, secondo me, chissà, magari a fine anno, ipotizzo io. All'interrogazione Filippo Nigro con Every Brilliant Thing e un sacco di altre cose. Grazie.